Liebe Handballfreunde, liebes Publikum, herzlich schönen guten Abend zu diesem vorletzten oder letzten Heimspiel im Rahmen der Regular Season, der normalen Spielreihe vor dem Playoff. Zu Gast heute die Mannschaft aus Sassari. Sassari, die zurzeit an vierter Stelle mit 35 Punkten steht. Und der SSV Brixen mit 42. Also das wird heute ein ganz, ganz heißer Tanz hier in der Halle. Speziell nach der Niederlage unserer Mannschaft in Fasano. Gentile Pubblico, gentili amici della Pallamano, amici sardi del Sassari, chi è venuto, un cordiale buonasera e benvenuti per questa penultima partita di campionato regolare, regular season prima dei playoff. Ospite qui oggi al Palazzetto dello Sport la squadra del Raimon Sassari. Raimon Sassari che, come sapete, con 35 punti in classifica segue la squadra locale del Brixen che attualmente è a 42 punti. Der heutige Spieltag, liebes Publikum, wird dem Sponsor Psyer Energies gewidmet. Also Sponsor Day, Psyer Energies, heute das Spiel, das letzte Heimspiel der Regular Season hier in der Halle. Und warum betone ich das so? Denn Psyer Energy als erneuerbarer Energieproduzent verlost 3 Schecks im Gegenwert von je 300 Euro. Also, beim Eingang bekommt ihr ein Los und 3 dieser Lose werden am Ende des Spiels verlost und die Siegerinnen bzw. die Sieger bekommen 300 Euro, die sie bei Psyer Energy einlösen können. La partita di quest'oggi è una partita sponsor day dedicata al nostro sponsor Psyer Energies che mette a disposizione 3 premi da ciascuno 300 euro che verranno date a sorte dopo la partita e che verranno, che si potrà prendere presso la Psyer Energy dopo i giorni seguenti. Vediamo le squadre che sono schierate all'ingresso del palazzetto. Naturalmente, come sempre, cominciamo dalla squadra ospite, che è il Raimon Sassari. Raimon Sassari, preceduta dal capitano Bruno Vrcic. Vecchia conoscenza del palazzetto di Bressanone come giocatore dell'SSV Brixen. 1, 2, 3, microfonprobe. Ok, gut. Eins, zwei, drei, Mikrofonprobe. Otto, liebes Publikum,
Heute geht es um die Quali für den ersten Platz. Wenn wir heute mindestens einen Punkt hier von der Halle gegen Salzburg wegtragen, dann sind wir unerreichbar an erster Stelle und wir werden in den Playoffs den viertplatzierten der Tabelle bleiben. Deshalb mein Aufruf an das ganze Publikum: Unterstützt so stark wie möglich unsere Mannschaft. Wir wollen gewinnen gegen diese Mannschaft aus Salzburg. Deshalb hier die Mannschaft angeführt vom Kapitän Alex Vierer. Un cordiale benvenuto qua dal Palasport di Bressanone da parte del sottoscritto Paul Cestari, che vi commenterà questa partitissima della penultima giornata del campionato di Serie A Gold maschile di pallamano. La posta in palio nell'odierno incontro di cartello tra Brixen e Sassari molto alta, soprattutto per la squadra ospite, alla quale serve assolutamente quantomeno un altro punto nelle rimanenti due partite per tenersi alle spalle il Conversano, penalizzato, come sapete, di 7 punti in seguito alle note vicissitudini. Un occhio ovviamente a tenere anche sul Merano, impegnato nella difficile trasferta di Bolzano, dove anche il Bressanone ha dovuto accontentarsi di un pareggio. Il verdetto definitivo per la griglia di partenza dei playoff verrà presumibilmente all'ultima di campionato, con il Merano che si troverà di fronte al Brixen e il Sassari che ospiterà il Fasano. Però ora bando alle speculazioni e interesse rivolto a questa partitissima. L'andata ha visto prevalere il Brixen a Sassari con l'eloquente punteggio di 34-27. Però attenzione, nel girone di ritorno il Sassari ha perso solo col Merano, squadra peraltro rivelazione del campionato. Ha vinto a tavolino col Conversano, ora però dovrà ancora affrontare le due difficili partite contro le attuali prime due della classifica. Nel Bressanone c'è la defezione di Martin Sonnerer alla destra per malattia e nel Sassari non vediamo Querin, punto di forza della formazione sarda. Si parte con il Bressanone in possesso di palla, le squadre entrambe si vede sin da occhio nudo galvanizzate appunto dall'ambiente. Bressanone che dovrà lasciarsi alle spalle la disavventura di Fasano, dove addirittura il pubblico è stato ai bordi del calbo infastidendo non poco i giocatori. Gli arbitri Nicolella e Schiavone hanno subito fatto capire che non tollerano eccessive durezze del gioco. Prima inclusione di Bulzamini,
fermato fallosamente, e gli arbitri indicano subito sulla fatidica linea dei 7 metri, dove sarà lo stesso Bulzamini a cercare di superare l'ex di turno Valerio San Paolo. E Valerio San Paolo para subito questo primo rigore e allunga la serie negativa del Bressanone, che, ricordiamolo, appena una settimana fa ha fallito 4 dei 5 rigori accordategli. Oggi serve dunque ben altra determinazione, perché una squadra come Sassari non si può certo concedere il lusso di sbagliare il penalty. Bruno Brzic, come al solito, abile regista. De Oliveira, Brzic, ed è proprio Brzic ad aprire le marcature con un tiro dall'ala. Bulzamini va a segno, ma gli arbitri inspiegabilmente annullano la marcatura per asserito sfondamento. Sull'altro fronte il Sassari raddoppia con Grzavac. Partenza lampo dunque della squadra ospite, che subito si è portata sul doppio vantaggio quando sono giocati appena 2 minuti e 30. Che la partita fosse al cardiopalmo lo si sapeva, e il Sassari non ha lasciato dubbi, è intenzionato a vincere questo incontro. Secondo sfondamento di fila fischiato ai verdi del Brixen, che adesso chiaramente dovranno mantenere la calma e non perdere la Sardi. De Oliveira, Arilkovic, Amot, Brzic. Bruno Brzic che scarica la palla su Bronzo. Ed ecco che Brzic raddoppia, 3-0 il parziale. Una partenza dunque sprint per gli ospiti, striker. Va il tiro Ardi Aniballi dalla posizione di terzino destro, però la palla finisce al lato della porta di Valerio San Paolo. De Oliveira col numero 9 rallenta ovviamente l'azione. Brzic che comanda e dialoga con Halem Hamouda. C'è sempre l'inserimento anche di Halilkovic. Ci sono 2 minuti di penalità contro il numero 5 del Sassari, Giovanni Nardin. Credo di avere ostacolato il Bressanone in partenza della seconda fase. Numerica dunque per i padroni di casa, che dovranno per forza ora trovare la via del gol. Lukas Schlicker si alza in elevazione e lo lascia a scampo Valerio San Paolo, grande striker come del resto in tutto questo campionato. È lui la vera rivelazione del campionato dal punto di vista brissinese, il centrale venuto proprio dal Merano. Hamouda marcato a vista da Kolodziuk. Ecco Hamouda che va al tiro, però la palla finisce nelle mani di Volarevic. C'è un fallo
di difesa e gli arbitri decretano un'ulteriore esclusione di 2 minuti a De Oliveira. E riesce a superare Valerio San Paolo. Accorcia dunque sul 2-3 il Brixen, che pare aversi ripreso dall'iniziale shock del 3-0 perentoriamente acquistato dal Sassari. Il Sassari gioca ovviamente con l'extra player, con 2 giocatori in meno, ancora per una ventina di secondi. Amura braccato da Kolodziuk. Gli ospiti sono tornati in 6. Poi passi fischiati a Hamuda, Kolodziuk, va via Stricker, Bulzamini, palla per Kolodziuk che non riesce ad entrare per la tensione del suo diretto avversario. Bulzamini cerca di servire Kolodziuk sull'ala destra. Intercetta la palla però il numero 5 Nardin, mette la palla in fallo laterale. Stricker, Iballi, c'è ostacolo sui Iballi, difesa in area, mostra l'arbitro, nuovo rigore, il terzo della serie per il Brixen. C'è un cambio di portiere nelle file del Sassari. Sulla fatidica linea Stricker, finta e palla in rete. E grazie a questo rigore il Brixen riacciuffa il parziale sul 3-3 quando siamo giunti all'ottavo minuto con entrambe le squadre nuovamente al completo. De Oliveira, c'è una deviazione di Kolodziuk, angolo. Amura, De Oliveira, c'è una marcatura, palla conquistata in difesa dal Brixen che va via nuovamente con Stricker, c'è fallo su Stricker da parte di Brzic e gli arbitri non esitano a concedere il quarto rigore della serie. Seconda parata di Valerio San Paolo che dice di no a Kolodziuk. Hamoud, gran botta di Hamouda che imbecca il 7 sull'angolo lungo di Volarevic. Palla intercettata da Brzic. Nuovo vantaggio degli ospiti. Zamini, Stricker, Ardian Iballi, Stricker entra tutto solo e c'è l'ulteriore
esclusione di 2 minuti questa volta a carico di Brzic e nuovo rigore per il Bressanone, che però dovrebbe approfittare di queste occasioni. Sono già 2 rigori falliti sui 4 concessi. Ancora Kolodziuk sulla palla. Questa volta Kolodziuk non si fa ipnotizzare da Valerio Sampaolo, che ricordiamolo 2 anni non sono giocato. Siamo al decimo esattamente, con le 2 squadre in perfetto equilibrio e con una partita vincente giocata su altissimi livelli tecnici. C'è un intervento del commissario di campo che ha qualcosa da ridire, può darsi che ci sia un cambio irregolare. Si indirizzano verso la panchina del Sassari. Nessun provvedimento a carico dei 2 allenatori. Ci sono un po' di discussioni su quello che è consentito agli allenatori. Certo, dà da pensare che i commissari... Intanto c'è la rete di Oliveira. Va via il Bressanone con Dapiran, che segna il gol del pari. Dicevo prima che dà da pensare il fatto che i commissari di campo spesso abbiano da ridire su piccolezze, mentre pare non sia possibile impedire che su campi come quello di Fasano gli spettatori siano addirittura parzialmente nel campo di gioco. 5 pari comunque qua. Tutto nella piena regolarità. Camuda che riesce a superare la difesa del Brixen. C'è il controattacco del Bressanone con Davide Bulzamini che ristabilisce nuovamente la parità. Incontro oltremodo avvincente. In questa fase iniziale non c'è nulla a che dire. È entrato in campo anche il numero 23, Josip Grazavac. Proprio adesso punta la difesa brissinese. De Oliveira, palla intercettata da Bulzamini, che però incredibilmente la mette nelle mani del numero 15 Halilković, che ringrazia e mette a segno il prossimo vantaggio degli ospiti. Dialogo a Bulzamini e Stricker. Dapiran taglia la difesa, scalare. Ottima la difesa, ospite e rete di Ardian Iballi. Parità. Brzic ancora in inferiorità numerica il Sassari. Amoda che irrompe nella difesa brissinese con la sua prestanza fisica. Viene fermato fallosamente Brzic. De Oliveira, il tiro di De Oliveira viene parato da Mate Volarevic.
certamente saranno i due portieri a determinare anche il risultato di questo incontro. Due portieri molto forti che si sono già ripetutamente messi in grande evidenza. Ardi Anibali, Stricker, sbaglia, palla persa da Di Giulio, va via il Sassari, il Bressanone riconquista una palla, bel dialogo. Dopo una serie di batti e ribatti, la palla arriva ad Ardi Anibali, che trova il varco per infilare Valerio San Paolo. È il primo vantaggio dei padroni di casa quando siamo giunti al 15° del primo tempo. Manovrano Brzic con Amura e De Oliveira. Bronzo. Amuda. Halilković. C'è la parata di Volarevic su Halilković. Gli ospiti reclamano il rigore. Bronzo adesso al centro dell'attacco, con Brzic spostato a destra. Si invertono le posizioni. Il tiro in doppio appoggio di Amuda e preda di Mate Volarevic, che rimanda avanti i suoi. Bulzamini calma l'azione offensiva. Certo, le due squadre non potranno disputare l'intera partita sui livelli di questi primi 15 minuti. Alla fine, infatti, sarà anche una questione di condizione fisico-atletica a determinare la differenza. Bulzamini, brondata di Bulzamini, che finisce sul palo sinistro di Valerio San Paolo e poi termina in rete. 9-7, primo doppio vantaggio dei padroni di casa. Amuda, Brzic, che spiazza perfettamente Halilković, che con un delizioso pallonetto mette la palla dentro. Errore del Bressanone, ne approfitta prontamente il Sassari, che con Josip Grasavac ristabilisce la parità. Nuovamente un brutto errore dei padroni di casa, che preparano su un piatto d'argento il gol del pareggio agli ospiti. È proprio questo fischiato doppio attenzione, c'è un fallo, finiscono a terra Di Giulio e Halilković. Si rialza Di Giulio, mentre Halilković rimane ancora a terra lamentando una lesione o un colpo alla schiena. Si rialza però anche Halilković, meno male nulla di grave. È stato uno scontro fortuito con il difensore del Bressanone intento a recuperare in difesa e Halko Ilsovic a accaparsi la palla. C'è comunque rigore per gli ospiti sulla palla Amuda. Che con una doppia finta spiazza Volarevic e manda la palla in rete. Terza segnatura di Amuda. E nuovo vantaggio degli ospiti. Adesso il Bressanone a trovarsi in inferiorità numerica.
come la squadra reagirà a questa situazione. Strick bloccato da Bronzo. Bronzo è il cannoniere degli ospiti, ancora all'asciutto di reti quest'oggi. Stricker, Tappiran, manda la palla sulla traversa, impressionato forse dall'uscita di Valerio Sampaolo. Tappiran tenta di fare tutto il meglio possibile, però piazza la palla sulla traversa, nulla di fatto dunque per il Bressanone, che si vede ora a dover affrontare questa nuova situazione di superiorità inferica. Perdono la palla, va via il Bressanone con Kolodziuk, che incredibilmente manda la palla sopra la traversa. Non è possibile fallire occasioni di questo genere, perché poi alla fine ogni gol potrebbe avere una rilevanza decisiva. Possiamo solo spiegarci che la fama di Sampaolo mette in crisi gli attaccanti brissinesi, che ora devono nuovamente accusare un doppio svantaggio grazie alla terza rete di Damir Halinković. Troppi errori da parte dei verdi padroni di casa, che vengono sistematicamente puniti dagli attenti attaccanti ospiti. Stricker, questa volta Stricker è anche lui fortunato, perché il suo tiro non è irresistibile, viene intercettato da Valerio Sampaolo, che però non può impedire che la palla finisca in fondo al sacco. ...10-11 quando siamo al 20° minuto del primo tempo. Mauda, Bronzo, Mauda. Henry Tiballi ha un grande affare per bloccare l'irruenza del numero 24 sardo. Bronzo, Brzic, che riesce a incunearsi nella difesa del Bressanone, Delogu, anzi scusate, che riporta ancora gli ospiti sul più due. Ardian Ivali, Stricker, palla per Kolodziuk. Sono due giocatori a terra, Stricker e Iballi. Certamente le due difese non fanno complimenti, non sono da invidiare gli attaccanti che devono inserirsi nelle rispettive difese. E va via ancora il Sassari, che con il numero 5 Nardin si porta ora avanti di 3 reti. E a questo punto Ciutura chiama a raccolta i suoi ragazzi per dare una scossa in questa fase del primo tempo, che vede un Sassari oltremodo determinato, molto capace di usufruire delle incertezze dei padroni di casa. Le parate di Valerio Sampaolo da una parte, la prestanza fisica degli ospiti sardi e ovviamente anche il loro valore tecnico si stanno esprimendo in questa prima fase della gara, e il Bressanone è più che avvisato che per vincere questa gara dovrà ancora incrementare la sua azione offensiva e soprattutto tralasciare quelle incertezze che sinora hanno impedito di tenere testa ai giocatori del Sassari.
grande con Konstantinos Mimikos adesso nella posizione di pivot e con Stefano Arcieri subentrato a Gianluca da Piran Lara. Il tiro di Balli viene nuovamente parato da Valerio San Paolo, che in questo inizio di partita costituisce un vero baluardo insormontabile per i verdi di Bressanone. Amuda, Bronzo spostato sulla posizione del terzino destro, Brzic, Amuda, parata di Mate Volajevic che recupera con un balzo il pallone. Bulzamini, Stricker, borrata di Stricker che in elevazione non lascia scampo a Valerio San Paolo, che non è riuscito ad alzare le sue braccia in tempo. 11-13 e senz'altro Stricker, l'attaccante più incisivo in questo primo tempo nelle file del Bressanone. Parata di Volarevic, il rimpallo finisce sui piedi di Kolodziuk. Rimane dunque in possesso degli ospiti. Brzic, Bronzo, Amuda, Bronzo perde la palla anche per via di un fallo di Mimikos. Gioco duro, maschio si può dire, non cattivo, però deciso delle due difese. Questa volta Amuda pecca un po' di presunzione mandando la palla oltre la traversa. C'è un nuovo passaggio errato di Stricker che consente agli ospiti di andare via ancora una volta con il numero 5 Nardin. Ancora un'ingenuità nelle file dei padroni di casa. Ingenuità che si stanno potraendo dalle due partite, precisamente da quella di Bolzano, finita in parità, acciuffata nel pareggio proprio negli ultimi secondi. E portateci poi anche in quelli Fasano, dove dicevamo sono state sprecate troppe occasioni favorevoli. I Balli. È incredibile come l'attacco brissinese sprechi una occasione dopo l'altra e consenta al Sassari di tenere per il momento saldamente in mano il parziale. Più 3 quando siamo giunti al 25esimo del primo tempo. La partita sta prendendo per il momento una piega non proprio sperata da parte dei padroni di casa, che si vedono di fronte a un Sassari molto ma molto determinato. Cogliamo l'occasione per vedere i risultati degli altri campi. C'è il Merano che a Bolzano non lascia intravedere debolezze e conduce per 14-9. Altrettanto il Conversano avanti di 5 gol a Carpi. Il Fasano che ha in pugno il Campus Italia per 19-12. Bressano che conduce sul Rubiera e Siracusa sul Romagna. Dunque tutti i risultati prevedibili ad eccezione di quello qui a Bressanone, dove
contro il pronostico il Sassari. Non solo sta tenendo a bada i padroni di casa, ma anzi conduce il parziale con 3 reti di vantaggio. Oliveira, Brzic, Amuda, recupera la palla Bulzamini, va via Arcieri, ed è incredibile, Arcieri tutto solo davanti a San Paolo, spreca anche lui, è una fotocopia della partita di Bolzano e parzialmente anche quella di Fasano, dove gli attaccanti brissinesi falliscono una serie impressionante di ottime occasioni. Bronzo dialoga con Brzic, Amuda, Brzic, il tiro di Brzic viene parato da Mate Volarevic, forse unitamente a Stricker l'unico a fornire la prestazione che ci si attendeva dai padroni di casa. Kolodziuk da Piran, adesso al centro Kolodziuk, Stricker. Gli arbitri intravedono o un blocco irregolare oppure non so che cosa, un fallo in attacco. Comunque sia, palla nuovamente al Sassari, che imposta Halilković, Amuda, smarcato perfettamente. Prima Bronzo e poi è ancora Nardin. È fortunato a trovarsi tra le mani la palla e la porta più o meno sguarnita per Volarevic, che era terminato a terra. Sono 4 adesso le reti di vantaggio dei Sassari. Kolodziuk, Stricker, Kolodziuk, bellissima finta di Kolodziuk, però gli arbitri intravedono un fallo di passi. Brzic, rallentano l'azione gli ospiti sardi, consapevoli della situazione favorevole in cui attualmente si trovano, intenti a far scorrere il tempo fino alla sirena del primo tempo, non senza rinunciare ovviamente ad andare al tiro come in questa occasione Amuda, che però nuovamente manda la palla di moltissimo oltre la traversa. Stricker da Piran, da Piran, Stricker, che c'entra ancora una volta il palo. Fortunato Valerio San Paolo in questa occasione, sfortunato Stricker, che nonostante abbia sferrato un tiro veramente forte, si vede negata la gioia del gol. Scoccato l'ultimo minuto, ancora 40 secondi. Bronzo, Brzic, para ancora Volarevic, ma la palla finisce a Umberto Bronzo. Ormai mancano 15 secondi alla fine di questo primo tempo, non è pensabile che il Sassari non riesca a far passare questi ultimi secondi. Para Volarevic, ma chiaramente il tempo è scaduto e così su quest'ultima azione
termina questo primo tempo con il risultato senz'altro clamoroso, direi, per il momento, che vede gli ospiti in vantaggio per 4 reti a condurre la partita e a condurre meritatamente, bisogna dire, perché il demerito è soprattutto dei giocatori di casa che hanno fallito troppe favorevoli occasioni. Ci fermiamo qua per la pausa, a risentirci tra 10 minuti.
Tutto pronto qui al Palasport di Bressanone per il secondo tempo di questa affascinante partita tra i padroni di casa del Brixen e la squadra isolana del Sassari. 15-11 il parziale, dicevamo, a favore degli ospiti, un po' contro pronostico, che però mettono in campo la loro completa determinazione per raggiungere quel risultato che consente loro di accedere ai playoff scudetto. Si riprende dunque con la formazione tipo del primo tempo, con Bruno Brzic sempre in cabina di regia, Hamouda, Nardin sulla posizione a sinistra, Halilković e Bronzo ovviamente sull'ala. Hamouda, che a tratti è veramente incontenibile per la sua prestanza fisica e il suo tiro fortissimo. Questa volta Volarević è pronto a intercettare il tiro di Hamouda. Stricker, entra Stricker e gli arbitri concedono un rigore che dà adito a discussioni. Effettivamente non sembrava un rigore così netto, però tant'è, gli arbitri hanno deciso in questo senso e vedremo se ora il Bressanone saprà approfittare dei rigori che vengono loro concessi. Entra Spanu al posto di Valerio San Paolo, Bulzamini. E di forza Bulzamini realizza, dando così il via alla auspicata riscossa dei biancoverdi. Mancano sinora le reti di Bulzamini, che sono state solo due nel primo tempo, ed è proprio su Bulzamini che pesano tutte le speranze dei brissinesi per le reti dai 9 metri. Sinora solo Stricker è stato in grado di avere la... Ancora rete degli ospiti. Palala. Replica Bulzamini. Dialogano Brzic, Hamouda e Bronzo. Anche Sassi cerca ovviamente il suo pivot Halilković, molto difficile da marcare. Ben noto a tutti qua a Bressanone per avere militato anche nella squadra dei cugini di Bolzano. Hamouda bloccato da Endri Tiballi sul nascere del tiro. La mano del passivo è alzata. Arcieri blocca Hamouda. Ora dovrà venire il tiro. E in questo frangente Sassa è fortunato, perché si vede nelle mani un rimbalzo. Si alza Arcieri, bloccato da Grzavac. Sempre invariato il vantaggio, 13-17. Nove metri eseguito da Endri Tiballi. Finora i palloni ricevuti dai pivot brissinesi si contano veramente su poche dita. E questo passaggio finisce nuovamente nelle mani della difesa ospite. Grazie a Volarević
Questa volta l'errore rimane senza conseguenze. Bulzamini. Bloccato Bulzamini. Dapiran adesso al centro dell'attacco con Strick spostato sulla destra. Mi sento di dire che oggi non è il giorno in cui bisogna insistere con i passaggi sul pivot, considerata l'attenzione che la difesa ospite ha. Dapiran inventa un bel tiro, un bel sottomano quando proprio stava scadendo il tempo utile del passivo. Brzić Amuda partecipa all'azione, anche Hajtović che poi si piazza come doppio pivot. Ci sono non solo un rigore a favore degli ospiti ma anche 2 minuti di esclusione per Endrit Iballi. Anche questo inizio di ripresa non sembra essere favorevole ai padroni di casa. C'è Amuda, è bravissimo Volarevic che intercetta di piede il tiraccio di Amuda. Ed è il momento in cui adesso il Bressanone deve approfittare, anche se, giova ricordarlo, è in inferiorità numerica, guai adesso a perdere la palla in fase di attacco. Bloccato Gianluca Dapiran da Alessandro Pintori. Stricker. E Stricker sotto fallo, perde la palla e il Sassari dice grazie con bronzo che viola la porta vuota. 14-18, non c'è ancora la svolta auspicata dalla tifoseria locale. Ciutura però insiste. E questa volta gli arbitri fischiano un blocco irregolare del pivot. Palla ancora per Halilković che mette a segno il più 5. Irriconoscibile questo Bressanone che non solo ha grandi difficoltà ad andare a rete ma fa denotare una difesa molto vulnerabile. Anche questa volta Iballi è in odore di sfondamento. C'è il parquet da asciugare. E il tiro di Balli viene deviato da San Paolo sulla traversa. Nuova azione offensiva fallita.
andando avanti di questo passo non si vede come il Bressanone dovrebbe recuperare il passivo sinora accumulato, anche se è importante sottolineare che manca ancora 22 minuti che assunto sono una eternità nella pallamano. Però, come detto, i segnali di ripresa del Bressanone non si prevedono al momento. Questi sono passi, infatti sono stati rilevati dall'arbitro Bulzamini, da Peran, i Balli. Intanto il Bressanone è tornato al completo. Kolodziuk. Tutto solo Kolodziuk dall'ala. Si vede ancora opporre San Paolo, che sta disputando veramente una fantastica partita. Per l'entusiasmo ovviamente della panchina, prima fa tutti l'allenatore spagnolo Equizan, che pare abbia iniettato alla sua squadra una mentalità vincente non conosciuta quantomeno nel girone di andata. E gli ospiti vanno via e penetrano la difesa brissinese come se non ci fosse. Questa volta è Bronzo, Umberto Bronzo, ad andare a rete. I Balli, da Piran, e ennesimo errore di passaggio, questa volta da parte di Bulzamini, consente ancora a Bronzo di andare avanti. Ora la situazione si sta facendo veramente drammatica per il Bressanone, che si trova sotto addirittura di 7 reti. Riprende il gioco dopo questo time out chiesto da Ciutura. C'è un rigore per fallo su Mimikos. Bulzamini sulla palla. E Valerio San Paolo sta facendo l'incredibile, addirittura blocca la palla con il piede, mandandolo sconcerto nelle file dei verdi brissinesi. Questa volta c'è sfondamento di Bronzo, per fortuna dei brissinesi, che avevano nuovamente consentito di entrare in una falla larga 2 metri. Dapperan.
Nuovo tiro di Bulzamini parato da San Paolo. Ciutura gioca con 7 giocatori in campo, esponendosi. C'è ovviamente adesso il time out. Meno male che per il Bressanone, ovviamente, che Sassari non ha fatto in tempo a infilare la porta lasciata vuota da Volarevic. Però non sono i segni di ripresa che qua Bressanone pubblico e giocatori auspicano, affinché il risultato possa sensibilmente migliorare per il Bressanone. Attenzione, perché queste cinture da dietro devono anche essere sanzionate. Bloccato De Oliveira. Questa volta il tiro di Brzic è neutralizzato. La via da Piran. Bulzamini. E quantomeno c'è una soddisfazione nella bellissima volante di Giulio e Arcieri, però non è che cambi per il momento granché di questa partita, a meno che non sia il segno della riscossa. Avanti il Sassari. E ancora un buco largo, 4 metri, che Volarevic è riuscito ad evitare un'ulteriore segnatura. Bronzo, bloccato da Arcieri. Anche in questa occasione l'attaccante ospite era più veloce della difesa bressanese. Da Piran va a segno. Consentendo un parziale di 2 reti. Sono tuttora ancora 5 le reti di vantaggio degli ospiti. Amuda. Bloccato da Corogio, anzi da Mimikos. Il time out l'allenatore ospite. Si riprende con un 9 metri per il Sassari, già eseguito da Halilković. Adesso è soprattutto Josip Grasvac
a condurre l'azione in attacco. Palla persa, ma via il Bessanone con Dapiran. Di Giulio che trova la rete, la palla indirizzata nell'angolo corto. Sono 4 adesso i gol da recuperare ancora. Gravac, Bonzo, Gravac che viene bloccato in extremis da Bulzamini. Rete ancora del Sassari. Del Sassari, Bonzo, 17-22. E Umberto Bonzo, il mattatore di questa ripresa, con 4 reti al suo attivo. Entra Maximilian Brucker nella posizione di pivot, al posto di Mimikos. Stricker, no, Stricker tira da fuori, però non riesce a centrare lo specchio della porta. Palla che, come detto, lambisce, attraversa e finisce sul fondo. Altra occasione persa. Il ritmo degli ospiti è sensibilmente ridotto adesso come velocità di azioni di attacco, però la classe individuale dei giocatori consente loro di sopperire. Ah, già. Questa volta è Halilković a impegnare 2 difensori. Una delle poche palle perse del Sassari consente al Bressanone di ripartire. Gli arbitri fischiano lo sfondamento a Gianluca Dapiran, che nella foga di riprendere in mano il risultato ha effettivamente invaso la difesa ospite. Più controllati adesso i giocatori del Sassari, che fanno trascorrere il tempo. E ancora Hamuda a incunearsi nella difesa brissinese e a superare San Paolo. Siamo arrivati così al 19° del secondo tempo. Solo 10 minuti ancora da giocare con il Sassari, che vede aprirsi inaspettatamente la chance per l'accesso ai playoff, indipendentemente dai risultati che saprà conseguire il Conversano. È evidente l'imbarazzo del Bressanone in fase di attacco, la difficoltà a superare con tiri da fuori o anche in penetrazione la rocciosa difesa del Sassari. Manovrano gli ospiti con Hamuda e Gravac. Mano degli arbitri alzata.
Volarevic ci mette la mano. Non c'è niente da fare, il tiro di Bulzamini viene parato senza soverchie difficoltà da Valerio San Paolo. Ci si chiede chi dovrebbe fare le reti da fuori se non Bulzamini, che però pare non avere più colpi in canna. Brzić. C'è un fallo di sfondamento fischiato agli ospiti per la disperazione di Umberto Bronzo, che probabilmente avrebbe voluto una decisione a suo favore. Bulzamini e Di Giulio. È tornato in campo Luca Stricker. Stefano Arcieri dall'ala supera San Paolo con un delizioso pallonetto e riporta i suoi a meno 4. C'è un marcamento avanzato su Bruno Vrdic da parte di Gianluca Dapiran, esce però Halilković, bloccato Brzić da Bulzamini. Non è possibile, non è possibile. Tre giocatori brissinesi contro due del Sassari non riescono ad andare al tiro. È proprio una giornata, no? L'occasione sarebbe stata più che propizia, andare a meno 3 quando mancano 8 minuti al termine. Equizoean, l'allenatore ospite, predica calma. Ed effettivamente si tratta di mantenere i nervi saldi in questo finale, che si preannuncia comunque senz'altro ancora combattuto. Brzić, Bronzo, Nardin, Volarevic ci mette una pezza con una bellissima parata di piede e speriamo adesso che i suoi compagni di squadra sappiano fare altrettanto in fase di attacco. Dapiran si fa parare ancora una volta la palla da Valerio San Paolo. È senz'altro lui il grande protagonista di questo incontro. Chiaramente anche gli attaccanti del Bressanone ci mettono il suo, perché pur bravo che un portiere possa essere, la sua bravura dipende pur sempre anche dai tiri degli attaccanti. Il tiro di Brzić questa volta finisce a lato, un arbitro fischia il fallo, l'altro no, si impone l'arbitro di campo che consegna la palla al Sassari, Amuda, Brzić, la palla finisce a Halilković che la mette dentro.
sono nuovamente 5 le reti da recuperare per il Bressanone. Con ogni evidenza il Bressanone non si fida più ad andare al tiro. La palla viene manovrata a destra e a sinistra. I giocatori che solitamente si prendono la responsabilità di andare al tiro adesso hanno un timore riverenziale nei confronti della difesa ospite. Amuda, ecco, va dentro anche Umberto Bronzo per la quinta volta in questo secondo tempo e questo con ogni probabilità è il verdetto finale di questa partita, anche se mancano ancora più di 4 minuti. È impensabile che il Bressanone riesca a recuperare le 6 reti di scarto che attualmente la separano dal Sassari. La mia impressione è che sotto sotto i padroni di casa non si siano attesi una tale determinazione da parte degli ospiti, che sono sì quinti in classifica, però hanno dimostrato quest'otto veramente una compattezza e una è un impegno che non ha lasciato scampo al Bressanone. Determinazione che si è vista sia in difesa, che ha messo in grande crisi l'attacco brissinese, oltre a un San Paolo stratosferico, ma anche in attacco hanno perso pochissime palle. E solo la grande giornata di Volarevic ha consentito al Bressanone di contenere il passivo, che è comunque pesante, perché 6 reti per la capolista sicuramente non possono e non devono esserci. Lucas Schlicker adesso ha fatto vedere cosa si dovrebbe fare, si è preso un cuore ed è entrato di prepotenza nella difesa ospiti, però presumibilmente è troppo tardi. Manovrano gli ospiti con calma. Bruno Brzic, Amuda che travolge il suo diretto avversario, gli arbitri lasciano correre e Bulzamini mette ancora la palla in mano agli ospiti. Così non si può vincere una partita, tantomeno contro una squadra quadrata come il Sassari. Sassari che ormai assapora la vittoria. Amuda va ancora una volta al tiro senza essere contrastato. Volarevic gli dice di no, però chiaramente il Volarevic da solo non basta a impedire questo risultato negativo. Bulzamini lascia partire un bolide e sono ancora comunque 4 le reti di scarto da recuperare. Adesso c'è una specie di marcatura a uomo nella speranza che il Sassari commetta qualche errore tecnico, però così non è. Umberto Bronzo pone il suo 6° sigillo in questa seconda metà della gara ed è lui che in definitiva da solo, si potrebbe dire, ha mattato la difesa brissinese.
Questa volta la rete di Arcieri è anche fortunata, perché San Paolo gli aveva chiuso la traiettoria. Comunque la palla finisce in rete. Brzic tutto solo, un bonzo para Volarevic, ma la palla rimane in mano agli ospiti. Grzavac, Brzic, e ancora Volarevic. Arcieri di forza, è il suo quarto gol in questa ripresa. Però ormai la partita è segnata. Ultimo minuto, 3 reti di vantaggio per il Sassari. Brzic, Krasavac, passivo. Non hanno fretta gli ospiti, è chiaro. Qualunque squadra farebbe altrettanto. Adesso c'è lo sfondamento. Magari ancora un'ultima possibilità per il Bressanone di andare a rete. Infatti c'è Arcieri che la mette dentro. E con questa rete e sotto il tripudio del Sassari finisce questa contesa sul punteggio di 26-24. Bisogna dirlo, una vittoria più che meritata, perché gli ospiti hanno preso in mano questa partita sin dall'inizio. Hanno piazzato un 3-0 dal quale i brissinesi non si sono alla fin fine più ripresi. Hanno sì riequilibrato lo svantaggio, andando anche in vantaggio verso la metà fine del primo tempo, però questo non è bastato a contrastare la decisione degli isolani, che così hanno virtualmente acquistato l'accesso ai playoff scudetto. Bressanone dovrebbe rimanere primo anche nonostante questa sconfitta. Si vedrà comunque ancora recare a Merano, dove tutto sarà molto difficile, però presumibilmente riusciranno anche in caso di sconfitta a contenere la stessa in 6 reti. Allora, una prima grossa sensazione di questa giornata si è verificata. Virtualmente il Comersano è dunque fuori dal playoff scudetto. Però con questo Sassari tutti dovranno fare i conti anche poi alla resa finale. Grazie per intanto, a risentirci.